ci sono delle grandi ricerche timbriche di orchestrazione compositive in Turandot. Probabilmente anche i compositori e Puccini, guardandosi alle spalle, probabilmente vogliono cercare un nuovo modo di dire qualcosa di nuovo, di moderno, ma senza essere disconnessi dal passato. Lo sviluppo di Turandot è abbastanza organico, segue più da vicino chiaramente il trittico che non la fanciulla del West, in un atto già completamente inserito nel Novecento, e Turandot lo è addirittura di più. Il problema della fine di Turandot, che ha occupato Puccini negli ultimi 3 anni e mezzo della sua vita, necessitava una soluzione. Io credo che l'unico che avrebbe potuto finire l'opera in maniera convincente sarebbe stato proprio Puccini. Così facendo non do nessuna risposta, però permetto che la fantasia possa volare e possa ognuno finirsi la Turandot come meglio crede.